questo vuole essere un video informativo di approfondimento sempre su Paolo Torrisi. Allora, di parlare di tutti i doppiaggi che ha, appunto, tutte le voci che ha doppiato Paolo Torrisi, Nome d'arte Maurizio Torres, in Dragon Ball GT e quasi in tutti i 20 film che ha diretto come direttore di doppiaggio, anche quelli, insomma, che non ha diretto ma che ha semplicemente doppiato. Allora, Paolo Torrisi è stato sicuramente quello che ha doppiato più personaggi in assoluto nella serie della Merak di Dragon Ball, dal 1996 circa 2007 ha doppiato questi personaggi. Personaggi ha doppiato praticamente sono questi. Allora, Goku, appunto, Dragon Ball Z, ha doppiato Junior Bambino in Dragon Ball. Vabbè, Goku l'ha doppiato anche in Dragon Ball GT in tutti i film. Poi ha doppiato, vi dirò tutte le voci che ha doppiato. Poi ha doppiato, vabbè, Goku in Dragon Ball GT, Goku quarto livello, Super Gogeta in Dragon Ball GT. Poi ha doppiato un soldato di Freezer nel flashback di Dragon Ball Z, nella leggenda delle sette sfere del drago. Ha doppiato il film del 2001, ha doppiato un omone che praticamente si vede all'inizio proprio della puntata, insomma, del film. Poi ha doppiato un contadino quando arrivano praticamente le sfere del drago di quando arrivano i Saiyan, no? Sulla Terra. Ha doppiato appunto il contadino. Sembra il contadino. Sì, il contadino mi appare durante la saga di Radish. Ha doppiato durante il 22° torneo Tenkaicha, ha doppiato un bambino che ha parlato con Goku in Dragon Ball, ha doppiato l'usciere fantasma in Dragon Ball. Ha doppiato un bambino che viene praticamente infilzato, insomma, assorbito da Cell. Poi ha doppiato anche un'anima del paradiso. Sembra muoia durante la saga di Majin Buu. Poi ha doppiato anche Super Gogeta. Voglio dire Gogeta insieme, ovviamente, al doppiatore Vegeta, l'ha doppiato nel film del 2003, il doppiaggio che si intitola, come si chiama, Il diabolico guerriero degli inferi. Poi ha doppiato Grandi, hanno doppiato tutti questi personaggi. Più o meno i personaggi che hanno doppiato sono poco più di una decina di voci, ha doppiato tra le 12 e 13, più o meno. Certe volte, insomma, anche qualche altro bambino che si ritrova lì in Dragon Ball Z, soprattutto. Questi sono più o meno tutte le voci.
buona visione. Questo insomma è il modo che ha utilizzato per far sì che si potesse dare adito e ricordare la sua voce in un pezzo di storia di una serie TV nota a livello mondiale che ha fatto la storia e appunto far sì che venisse ricordata la sua voce in un film d'animazione come doppiatore, ok? Dato che comunque purtroppo non è mai stato chiamato a Roma, almeno la sua voce verrà ricordata sempre nell'anime che è stato il suo più grande capolavoro, cioè quello a cui si è dedicato con maggior diciamo maggior tempo, quello nella quale si è impegnato insomma di più e il progetto in cui credeva di più assolutamente di questo, buonasera.